se sono Grazie.
ci mettiamo qua per dire. Va bene? Devi dir te se va bene. Ti sento? Si apprezza qua, vero? Certo, oppure va con le tue colleghe.
Va bene. Sono un po' lungo, va bene. Simo, tu li leggi? No? Sì, dei quelli che sono leggi. Tutti ben arrivati, si sente anche fin troppo, vero? Va bene? Sono contenta che siete numerosi. Abbiamo deciso come amministrazione, come avete visto, questo è il secondo anno, di unire delle, chiamiamole così, delle ricorrenze in un'unica festa. Anche se magari possono sembrare una diversa dall'altra queste ricorrenze, ma credo invece che abbiano tutto un filo conduttore comune, che è quella della passione o per lo studio, del rispetto dell'uno verso gli altri, e sia nel matrimonio che nella scuola e soprattutto anche di persone che partecipano attivamente per promuovere la nostra piccola comunità. Allora, iniziamo dagli studenti, che sono un po' il mio orgoglio, che li vado a trovare. La cosa più bella è vederli quando vado in giro per il paese, che mi salutano attraverso anche la finestra, per cui do quasi fastidio durante la lezione, però insomma. Allora, vi volevo dire questo, guardate che l'ho fatto ieri sera alle 11, per cui è un po'... Cari studenti, oggi siamo qui per celebrare il vostro impegno e la vostra dedizione, premiando le vostre doti scolastiche. È un momento di gioia e di orgoglio per voi e per le vostre famiglie. Tuttavia, per me è importante sottolineare che un voto non è tutto nella vita. Il rendimento accademico è indubbiamente importante, ma ci sono altri aspetti fondamentali che contribuiscono alla vostra crescita e al nostro successo come individui, quindi come persone. Il comportamento, la vita comunitaria, lo studio aprono nuove prospettive che vanno oltre le pagine di un libro di testo. Qui presenti trovate alcune associazioni non attesi. Trovate l'Avis, trovate la Protezione Civile, allo stesso tempo qualcuno è all'interno degli Alpini, trovate quella che è la pallavolo, qualche componente anche, vediamo un po', dei pescatori, perché mettiamola così, quella persona lì è tra gli Alpini, tra i pescatori, ma anche in Protezione Civile, no? E quindi quando dico che troviamo alcune associazioni non attese, loro danno un apporto alla comunità senza niente chiedere in cambio. Sono un modello per voi da seguire. Per essere grandi non serve avere una medaglia puntata al petto, quindi non serve dire ho preso 10, ma servono gesti e servono azioni. Il modo in cui ci relazioniamo con gli altri, la gentilezza che mostriamo, la capacità di lavorare in team, ascoltare gli altri, sono competenze cruciali che plasmano il nostro percorso nella vita. Ricordatevi che le vostre azioni hanno un impatto sulle persone che vi circondano e sulla società nel suo complesso. Lo studio, non solo in ambito accademico, ma anche nell'apprendimento continuo, è una chiave per aprire nuove porte e per perseguire i vostri sogni. Conoscenze e competenze ci permette di esplorare nuovi orizzonti, di adattarci ai cambiamenti e di cogliere le opportunità che ci si presentano lungo il cammino. Di solito studiando nasce un attimino la curiosità, no? Magari di tastare con mano, no? Quello che leggiamo, studiamo, nuove culture, nuovi paesi. È un po' questo il concetto. Quindi, mentre celebriamo i vostri successi scolastici, oggi ricordate che il vostro valore come individui non è definito solo dai voti, come vi avevo detto, che avete ottenuto. Siate orgogliosi delle vostre conquiste, ma siate altrettanto consapevoli della vostra capacità di influire positivamente sul mondo che vi circonda. Siete voi che fate la differenza qua a Lonate Ceppino. Siete voi che potete dare un esempio a chi si è dimenticato cosa significa essere un cittadino che io definisco da tempo attivo.
che non ci si aspetta che siano sempre gli altri a fare quel più. Magari quel più lo potete fare voi senza nulla chiedere e dimostrando che dai piccoli, da voi che siete ancora, scusatemi, grandi e piccoli, i grandi possono prendere esempio. Auguro a ciascuno di voi un futuro luminoso, nel quale il vostro impegno, la vostra integrità e la vostra passione vi conducano verso la realizzazione dei vostri sogni. Vi faccio una domanda, ma io con l'inglese non mastico niente. Sapete chi è Steve Jobs? Sapete? Dai, che lo usate in continuazione, credo. Chi è? Apple, vi dice qualcosa? Giusto? Ecco, io voglio augurarvi quello che per me significa libertà, ma sempre con rispetto degli altri. Lui disse: ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrane, ai pioli rotondi nei buchi quadrati, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso e non amano le regole, perché sono coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, e questi lo cambiano davvero. Perciò ragazzi, il mondo è nelle vostre mani, e questo è soltanto un piccolo punto di partenza. Congratulazioni. E ora procediamo a darvi questo piccolo riconoscimento, Ok, iniziamo da... Adesso mi aiuta la mia Simona, che Simona è un'insegnante di tedesco, giusto? Tieni, io glielo do. Irene Bertolo. Da con 100 su 100, bravissima. Mattia Andrigo. Anche qui 10 su 10, complimenti. Elisa Bertolo, 9 su 10. Alberto Colombo, 9 su 10. Emanuele Bianchi, 9 su 10. Alice Corò, 9 su 10. Dov'è la mamma? Ti ricordi? Promessa, ha detto che li va, Abbiamo i nostri segreti ogni tanto. Cristian Lorenzo Di Pasquali. 10 e lode. Nicole Poletto, 9 su 10. Sara Ristawi, 9 su 10. Emma Viciconte, 9 su 10. Chloe Viciconte, 9 su 10. Se i nostri ragazzi sono così
preparati e volenterosi, curiosi e tutto questo, insomma. È dato anche che hanno avuto la fortuna di avere degli insegnanti che sono riusciti a trasmettere a loro questa passione, no? E non si sono fermati soltanto al ruolo di insegnare, ma hanno donato il loro, chiamiamolo così, la loro passione verso questi ragazzi. A voi insegnanti che non vi vedo più, dove siete finite? Dove sono finite? Là, ecco. Ok, ne mancano due, una della scuola elementare e una della nostra scuola media. Ok, cari insegnanti, oggi siamo riuniti per un momento speciale, per esprimere la nostra gratitudine e il vostro affetto nei confronti di coloro che hanno dedicato la loro vita all'insegnamento e che hanno lasciato una traccia indelebile nelle vite dei loro studenti. Gli insegnanti sono dei veri e propri architetti dell'anima. Da architetto io credo che voi siete la stessa cosa, veramente, voi costruite, che plasmano le menti e i cuori delle generazioni future. Attraverso il vostro impegno e la vostra passione avete guidato e ispirato gli studenti delle scuole elementari e delle medie, fornendo loro le basi per affrontare le sfide del futuro. Ogni giorno avete superato gli ostacoli con pazienza ed dedizione, trasmettendo conoscenze, incoraggiando la curiosità e coltivando il desiderio di apprendere. Avete creato un ambiente sicuro e inclusivo in cui i vostri studenti si sono sentiti valorizzati e sostenuti. Ma il vostro impatto va oltre il semplice trasferimento di conoscenze. Avete insegnato loro le importanti lezioni di vita, come l'importanza del rispetto, della gentilezza e dell'empatia. Avete incoraggiato la creatività e l'autonomia, stimolando le loro menti a pensare in modo critico e a esplorare nuove prospettive. Ogni insegnante qui presente ha avuto un effetto duraturo sui loro studenti, sui loro studenti. Avete lasciato un'impronta che andrà oltre i confini del tempo, influenzando le scelte, le aspirazioni e le realizzazioni degli vostri alunni. Avete aiutato a costruire le fondamenta per il successo di ogni individuo che avete incontrato lungo il vostro cammino. Oggi vogliamo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto. Grazie per il vostro impegno instancabile, per aver creduto nei vostri studenti e per averli guidati verso il loro pieno potenziale. Grazie per aver nutrito la loro sete di conoscenza e per averli preparati per il futuro con competenze che andranno ben oltre i confini dell'aula. Nonostante la vostra pensione, sappiate che la vostra eredità continuerà ad ispirare e influenzare le vite di coloro che avete toccato. Siete stati e sarete sempre ricordati come insegnanti straordinari, come guide e come modelli di riferimento. Auguriamo a tutti voi una fase della vita ricca di gioie, soddisfazioni e tempo per dedicarvi alle vostre passioni personali. Il vostro contributo al mondo dell'istruzione e alla formazione delle giovani menti rimarrà un faro di guida per tutti loro. Grazie, grazie di cuore. Perciò, Poglia Daniela. Pietro Galli Donatella.
sono le nostre associazioni e la nostra associazione Avis di Lonate. Prego. Sì. Buongiorno a tutti, solo due parole, poi Clara farà nel suo discorso già un accenno a questo progetto. Noi come Avis donatori di sangue andiamo nella scuola media, chiaramente non per cercare donatori, perché fino a 18 anni non si può donare, chiaro, però per seminare quello che sono i piccoli segni di quello che chiamiamo volontariato, che non è altro che far del bene agli altri, chiedere a quello che c'è di fianco: hai bisogno di aiuto, ti serve qualcosa? Quindi è questo che si va a, a seminare, perché sicuramente quello che si semina nei ragazzi ritorna poi quando hanno 18 anni, quando hanno 20 anni, e quindi è quello che abbiamo fatto. Questo progetto è stato fatto con l'aiuto di Giampiero Andrigo, che è un caricatore fumettista appassionato del disegno, ha fatto una lezione in classe per presentare i primi tratti di quello che si chiama fumetto. I ragazzi l'hanno capito subito, è stato bellissimo vedere i ragazzi come hanno accettato subito questo impulso e hanno fatto di getto questi fumetti a gruppi. Lavorando a gruppi, il tema doveva essere quello del volontariato e dell'aiuto, chiaramente, ed è venuto fuori un bellissimo lavoro. Quindi i ragazzi sono molto appassionati, bisogna dargli i segnali giusti, bisogna seminare bene, e quindi adesso li premieremo. Io invece faccio il discorso più pomposo, ma perché Avis, come vi ha detto Anna, è una delle nostre associazioni. Bisogna seminare, si fa a scuola, si fa nella famiglia, si fa come fanno all'interno dell'oratorio. Ogni occasione è buona per fare la differenza. Per quello vi chiediamo di capire, di aprire magari gli occhi a quello che sono le associazioni che abbiamo qua a Lonate Ceppino, che sono tante, non c'è solo il calcio, il basket e la pallavolo. Ma si può fare la propria parte in tanti modi diversi. Allora, qua io vi dico, cari volontari e voi partecipanti al concorso, a questa piccola gara, siamo qui per esprimere la vostra gratitudine e il riconoscimento a tutti voi che avete reso possibile questo meraviglioso progetto dedicato a promuovere e a celebrare il volontariato. Perciò va un sincero ringraziamento a tutti quei ragazzi che hanno partecipato, alla professoressa Speroni, a Giampiero Andrigo e alla nostra presidentessa Anna Mancon e a tutti i volontari dell'associazione lonatese del gruppo Avis, ma anche alla nostra preside che ha permesso di fare questo progetto a scuola. Avis è un'associazione di volontari, penso che lo sappiate, italiani del sangue, che ha sempre rappresentato un faro di solidarietà e impegno sociale, e grazie a voi la sua luce continua e continuerà a brillare. Il volontariato tante volte è considerato un concetto obsoleto e di conseguenza viene trascurato, ma è in realtà una delle forze vitali che animano la nostra società. È un atto di generosità che va oltre il tempo e le risorse che vi dedichiamo. È un'azione che riflette l'essenza stessa dell'umanità, l'amore e la cura verso il prossimo. Questo concorso ci ha mostrato una vivida rappresentazione di ciò che il volontariato significa per voi giovani. Lo avete rappresentato attraverso il fumetto, in modo diversi, ma tutti altrettanto significativi. Non è stato semplice dare un giudizio. Sono tutti lavori degni di nota. Anch'io ho partecipato a dare il mio piccolo contributo, a dare un piccolo suggerimento. Riuscire a partecipare a questo progetto con la passione e l'impegno che si evince dai vostri lavori ha dimostrato che il volontariato è tutt'altro che dimenticato, anzi, siete voi che avete reso il concetto di solidarietà un valore tangibile e ispiratore. Grazie per averci ricordato che è un'opportunità per crescere come individui, per scoprire nuovi orizzonti e per creare un impatto positivo sulla comunità in cui viviamo. Spero, dopo che avete partecipato a questo progetto, voi possiate coltivare la passione di questo volontariato facendo nuove azioni, perché potete cambiare il mondo, potete cambiare anche il nostro concetto di vita.
perché potete essere un esempio di altruismo e di speranza per tutti noi. Grazie ancora ad Avis per aver organizzato questo progetto e per il suo costante impegno. E spero che insieme, con l'ausilio dell'intera comunità, possiamo continuare a diffondere la cultura della solidarietà e a costruire un mondo più compassionevole e anche più inclusivo. Non diamo niente per scontato, il sangue soprattutto non è una cosa che si crea in laboratorio, eh? È una cosa importante per tutti noi. Spero che non capiti mai, ma tantissime persone hanno bisogno del nostro aiuto. Perciò Anna, a te. Bene. Allora, il lavoro è stato fatto nelle classi prime e seconde dello scorso anno. Adesso abbiamo, tra questi 13 lavori a gruppi che sono stati fatti, ne sono stati scelti 3. Soprattutto considerando non solo la fattura, il disegno eccetera, ma anche il pensiero che c'era dietro a questi disegni. Allora, premiamo i primi 3. Tra parentesi vorrei anche dire che a fronte di questo progetto l'Avis farà darà un aiuto concreto alla scuola, facendo la fornitura di carta per le fotocopie per tutto l'anno successivo. Quindi partiamo dal terzo disegno classificato, si chiama Lo zaino magico, poi sono qui da vedere. Poi abbiamo fatto anche un opuscolo che darò a tutti i ragazzi, dove ci sono tutti i disegni rappresentati, così ve lo ricorderete. Quindi Lo zaino magico, vediamo se ci sono. Caporale Nicole, Ghirardini Sofia e Pelluzzo Nicola. Lo zaino magico, aspetta che c'è, questo, ve lo ricordate, è vero che l'avete fatto? Questo zaino magico che magicamente si trasforma e aiuta un ragazzino che era in difficoltà, giusto? Quindi molta fantasia in questi disegni e sono molto molto creativi. Allora, un premio per voi, poi il vostro compagno ve lo date voi? Glielo date voi, così chiudiamo questo, qui lascio l'opuscolo e il terzo per Nicole. Grazie. Il secondo è della seconda B, loro erano della prima B l'anno scorso, è intitolato Il cacciatore. Donato Dalia, Giura Gabriele, Fioratti Anna, Mazzonetto Emma, Taglioretti Irene, Zeni Ives. Questo è un piccolo capolavoro, perché qui c'è stata la mano molto molto abile, guardatelo, è bellissimo. È una bella storia anche questa, di questo cacciatore che spara e prende la volpe, però poi il cacciatore è in difficoltà e la volpe, pur essendo stata, diciamo, ferita, aiuta alla fine il cacciatore, quindi è sempre tema volontariato. Bravissimi. Sono 6, vediamo se ci sono. Gli altri 3 li date voi, allora. Compagni? Ok, li dà. Sì, va bene, ok, perfetto. Allora, il primo disegno scelto ha il titolo Il cane pentito. Chiamo Boccioccoli Elias, Greco Elisa, Barbaro Alessandro e Kail Afman. Bravissimi. Allora, questo è ambientato davanti al posto delle fragole, quindi proprio lonatese, e c'è questo cane che camminando morsica questo ragazzo. Questo ragazzo è in difficoltà e allora il cane cosa fa? Pensa di donargli il sangue. Qui è ancora più inclusivo questo messaggio, se volete, perché animali, persone eccetera,
per aiutare, non c'è problema di differenza, ok? Anche se nella realtà non si può fare, è chiaro. Però la fantasia va bene nei disegni. Bravi, bravissimi. Complimenti. Bravi, grazie mille, grazie. Ecco, poi a tutti gli altri che hanno partecipato al concorso, c'è un regalo sempre dell'Avis con l'opuscolo che comprende tutti i disegni. Ve lo porto in classe io, così almeno li consegno a tutti quelli che hanno partecipato, che poi oggi non so chi ci sia e non ci sia. Va bene, grazie a tutti e ci vediamo l'anno prossimo, di sicuro. Ecco, volevo dirvi che questi disegni li portiamo in biblioteca dove c'è la mostra del Giampiero Andrigo, li portiamo su in alto, che così li potete vedere tutti, perché veramente è stato per noi molto difficile dare un giudizio, perché ognuno rappresentava un modo diverso, non scontato, di solidarietà e soprattutto di inclusione. Per cui alla fine si guardava il titolo, è fatto bene, è stato messo questo, si è capito, ecco, quindi vabbè. E ora passiamo ai nostri anniversari, giusto? Guardo diritto una persona che in questi giorni non mi sopportava, però fa niente. Allora, oggi anche qui siamo riuniti per celebrare un vostro momento speciale, gli anniversari di matrimonio. Questa è un'occasione per festeggiare l'amore, la complicità e la dedizione che hanno permesso a queste coppie di raggiungere traguardi così preziosi. Il matrimonio è un impegno che va oltre il giorno del matrimonio stesso. È un atto d'amore, rispetto e sostegno reciproco che viene rinnovato ogni giorno attraverso gesti e azioni concrete. È un viaggio che richiede sacrifici, compromessi e una condivisione del futuro e di un progetto di vita comune. Guardando a queste coppie che oggi festeggiano gli anniversari di matrimonio, possiamo vedere il risultato di tutto questo impegno. Quindi impegno per condividere una vita insieme, impegno nello studio, impegno nel sociale, è questo un po' il filo conduttore, eh? Hanno superato insieme le sfide, i momenti difficili e le tempeste che la vita può rappresentare. Hanno dimostrato che l'impegno, che l'amore è vero, è duraturo e non è solo un sentimento passeggero, ma un impegno costante per nutrire e coltivare la relazione. Queste coppie sono esempio per tutti noi, soprattutto per i giovani, che stanno affrontando le fatiche e le certezze dell'amore e delle relazioni. Loro ci insegnano che la strada dell'amore non è sempre facile, ma che ne vale la pena. Ci ricordano che l'impegno preso nel matrimonio va oltre i momenti di gioia e di felicità, ed è proprio in questi momenti di difficoltà che il vero amore si dimostra. È facile abbandonare la nave che affonda, ma è difficile continuare a lottare e a cercare di portarla in porto. Ecco perché queste coppie meravigliose ci ispirano. Ci dimostrano che l'amore necessita di dedizione, di pazienza e di perseveranza. Ci insegnano che quando si affrontano le difficoltà insieme, il legame che si crea è ancora più forte e duraturo. Oggi vogliamo rendere omaggio a queste coppie che hanno raggiunto traguardi così importanti. Vogliamo ringraziarle per averci dimostrato che l'amore è un dono prezioso che va coltivato ogni giorno. Le loro storie di amore e impegno sono un faro di speranza per tutti noi e ci incoraggiano a credere nell'amore duraturo e nel potere di un impegno sincero. Congratulazioni a tutte queste coppie che oggi festeggiano l'anniversario di matrimonio. Possiate continuare a vivere momenti di gioia e felicità e possiate essere sempre un esempio per gli altri di amore, dedizione e perseveranza. Vi auguro tanti anni di amore, serenità e complicità. Che il vostro cammino insieme sia sempre illuminato dalla luce dell'amore.
È un po' paternalistico, però ci sta, no? Ci sta. Per cui Don Daniele è migliore di me, però ragazzi, accontentiamoci. La forma, ma... Tieni. Frontini Diego e Galasso Caterina. 60 insieme. E Lorenzi Rosalia. Cinquantesimo. Mezzo secolo. Ultimo. Buon Cristiano Michele e Amitrano. Mani Alberto e Sant'Amburlo Barba. Anni. Festeggiano invece il 25esimo Marconato Fabio. Il 20esimo Corsetto Renzo e Tuo Antonella Agata. Celebrano il 15esimo Colombo Alessandro e Cariello Franca. Giovani di Pasquali Claudio e Frontini Stefania. Magni Marco e Vanoni Giorgia.
abbiamo dimenticato nessuno come l'anno scorso, giusto? Vero? Tutti l'ha fatto. Ecco, io vi volevo ringraziare tutte le associazioni che hanno permesso quest'anno, come l'anno scorso, di poter fare la festa, la sagra di Lonate, no? Per festeggiare la nostra Madonna del Rosario. Ringrazio Fabio tanto, perché questa settimana so che per te è stata dura, anche se è un po' passata, ma ecco. Ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato e durante questi due giorni li vedrete, magari in forma anonima, ma ci daranno sempre il loro contributo. E ringrazio tutti voi per aver partecipato oggi e per essere veramente quello che siete. Siete tutti un esempio da imitare. Grazie, grazie di cuore. E ora vi vogliamo, come dire, omaggiare con un piccolo rinfresco. Ma anzi, colgo l'occasione anche per ringraziare le mie donne, io le chiamo le mie donne, le nostre dipendenti comunali, che sono presenti anche se oggi non è il loro giorno di lavoro, ma che sono qua per darci una mano, per far sì che questa sia la vostra festa tutti insieme. Grazie di cuore, ci vediamo in questi giorni. E mi raccomando stasera, che sarà una cosa un po' diversa, speriamo. E domani. Filippo, vieni. Filippo, vieni. Porta il monopattino, portalo. Porta il monopattino. Filippo, vieni! Yeah.
Vieni un attimo con la mamma, vieni. Mamma, auguri per la televisione.